Proseguono le interviste per le elezioni in Regione Lombardia e quindi adesso sto andando al Pirellone a intervistare Gianmarco Senna. Più di là, mi Perché è più sa. dinamica. Io più di là. La Tanto via Marco, ti medico se ti porto un po' di sta materiale, arrivando. signore. Allora, intanto vediamo di. Eccoci qua, ciao, ciao Gianmarco. Ciao Katie. Allora, insomma, una nuova avventura, logicamente, quindi sei candidato, adesso ci racconti, insomma, in questi ultimi giorni poi cioè, sei nel frullatore elettorale, diciamo così. Che cosa sta succedendo in questi giorni? Raccontaci. Allora, innanzitutto grazie perché ogni volta che c'è la campagna elettorale e non solo, te e il tuo gruppo di donne eccellenti siete sempre presenti. Siamo Grazie. sì, nel frullatore, è il momento clou, mancano ormai 4 giorni. Ho appena fatto il video al termine della campagna elettorale, l'adrenalina è ai massimi e ai Esatto. posteri l'ardua sentenza. Noi stiamo facendo il nostro dovere. Io credo sempre che in qualsiasi maniera che vadano le cose, tu quando arrivi al momento che si chiudono le urne, devi essere tranquillo se hai fatto tutto il possibile di quello che potevi Certo. fare. Poi le stelle ci diranno che quale sarà il risultato. Assolutamente. Tra l'altro poi stasera ci sarà anche, insomma, la chiusura della tua campagna Sì, elettorale, no? stasera alle 19, mercoledì 8 febbraio, chiudiamo la campagna elettorale, lo facciamo con una festa come quella che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato, perché la politica è sicuramente una cosa molto seria, ma ogni tanto bisogna anche rilassarsi e divertirsi. E stare Dunque, insieme e invitiamo, condividere, no? che è fondamentale perché bisogna portare le persone a votare, perché vedo molta pigrizia e Vero. questo è negativo. Mi ricordo ancora il 2021 alle comunali, solo il 48%, un poco meno, sono andati a Poco poco. votare, in una città che è sempre stata molto attiva come Milano. Questo è un problema, a prescindere da che cosa si decide di votare, l'importante è farlo. Certo. Insomma, i tuoi temi sono questi, no? Quindi assolutamente perché tu sei molto legato al tema della produttività, alla produzione, alla formazione, no? Come Certo. sappiamo. E poi naturalmente ti vedo anche che sei in coppia con, insomma, visto che c'è questa possibilità di votare una donna, quindi siamo con Caridi, no? Una grande donna, una professionista, ha avuto l'onore di fare la campagna elettorale con lei. Io arrivo dal mondo dell'impresa, lei anche si occupa di selezione del personale. I temi nostri sono legati al discorso, per me in primo piano, ma anche per lei perché lavora in impresa, al discorso della sburocratizzazione, del supporto alle imprese, della formazione, che è un argomento fondamentale. Ci sono tantissime aziende che sono disponibili ad assumere ieri, non oggi, ma purtroppo c'è quello che dicono con i bravi, il Ah mismatching, sì, c'è certo. un disallineamento tra domanda e offerta. Ci sono 40-50 mila posti vacanti. Se ogni tanto pensiamo che in Regione Lombardia c'è il 27% di NEET, no? Che sono i famosi ragazzi che non studiano e non Ne studiano e lavorano, lavorano, c'è esatto. delle riflessioni da Da fare. Ci fare. sono. Quindi i tuoi temi, insomma, sono rivolti più che altro a stabilire, insomma, questa città e questa regione come punto focale, naturalmente, della politica italiana, ma anche Ma internazionale a questo punto. Lo è. lo è nella sua vocazione. Ricordiamoci che Regione Lombardia produce 380 miliardi di PIL, è la regione che traina questo paese. E tutto va male? No, sarebbe ingeneroso. Tutto va bene? No, è una regione un po' stanca da un sistema che inizia a far sentire il segno del tempo. Io e Lombardi non ci accontentiamo di essere i primi tra gli ultimi, la prima tra le regioni italiane, ma vogliamo tornare a essere i primi tra i primi, no? Tra quelle Certo. regioni del nord Europa che trainano tutto il continente. Sei candidato nella lista Calenda, no? Sì, Quindi con Calenda terzo Azione uomo. e Italia Viva. Come mai hai fatto questa scelta di seguire, Ma loro? la politica è in forte rinnovamento. Io sono sempre stato fermo sulle mie posizioni, che sono quelle liberali, Certo. moderate, dove pensavo e speravo di trovare il mio spazio. Ho preso atto che si è polarizzato il sistema, sia a destra che a sinistra. Si è creato un grande spazio dove il mio denominatore comune, la mia scala di valori, è molto molto più vicina. Difatti, Lucia, che arriva dai riformisti, no? Dall'ala più centrista del centro-sinistra, ha molti punti di contatto con me. Io credo che le categorie destra-sinistra siano ampiamente superate in tutto il mondo. In Italia facciamo sempre un po' fatica, Noi però siamo più, esatto, noi sì, siamo un po' però legati alle tradizioni. forse è arrivato il momento. Il bipolarismo non ha dato le risposte che ci si aspettava e adesso
sono pienamente convinto che questo spazio verrà riempito da noi e ci sarà una prospettiva più di verità e più di chiarezza, perché fare campagna elettorale è semplice, stare all'opposizione si può dire tutto il contrario di tutto, poi quando c'è il momento di governare ci si accorge che è un po' più complesso. Certo, quindi cosa possiamo dire per, insomma, il tuo ultimo appello per votare? Beh, un appello semplicissimo, il 12 e il 13 di febbraio, perché non molti sanno, ma si voterà anche lunedì fino alle 3 e questo è positivo, certo. Una bella X sul terzo polo Calenda, tipo questo, certo. faccio uno spottone, tipo qua, ecco, terzo, esatto, e scrivi Senna e Caridi, così, Caridi con una D, con una D, però lei che le donne, perché la sanno lunga, tu forse non lo sai, ma nello staff ho 9 su 10 che sono donne. Ah, cioè, bellissimo, no, insomma, siamo in tema. Ho preso atto. Complimenti della... anche per questa scelta, perché ho preso atto, le donne in staff sono eccezionali. Della velocità di pensiero e della capacità di mettere a terra le cose. E lei, che la sa lunga, siccome ha messo, io Senna, ho scelto il nome semplice, no? Visto così, certo. Lei ha Caridi con una D e ha messo anche detta Caridi, di modo che se uno sbaglia... Esatto, guarda, il mio problema di carraffa con due R, brava, è sempre carraffa con una R. Dunque, Senna Caridi, ricordatevi Scilla e Caridi, Senna e Caridi, esatto. Così ve lo portate dentro, spero di meritarci il vostro voto. Certo, grazie Gianmarco Senna, insomma in bocca al lupo e buon voto a tutti quanti. Grazie della Regione Lombardia, è tutto. Ciao! Ciao!